Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Oggi, Dio di misericordia, con la venuta dei magi, primizia delle genti lontane, i popoli tutti hai chiamato salvezza e con lo splendore di una stella hai rivelato a noi la tua gloria. Fa che questa nuova e stupenda luce dal cielo irraggi sempre nei cuori. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Eggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia. In quei giorni Isaia disse: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce,
i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedicimi, Padre. Dell'Apostolo ci illumini e ci giovi a salvezza. Lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Carissimo, è apparsa infatti la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità, e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Questo devi insegnare, raccomandare e rimproverare con tutta autorità. Nessuno ti disprezzi. Ricorda loro di essere sottomessi alle autorità che governano, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona, di non parlare male di nessuno, di evitare liti, di essere mansueti,
mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci alziamo. Alleluia. 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 Abbiamo visto la sua stella in Oriente. E siamo venuti per adorare il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedicimi, Padre. Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato,
il re dei Giudei. Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. A vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Si annuncia alla vostra carità, fratelli carissimi, che permettendo la misericordia di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo, il giorno 8 del mese di aprile celebreremo con gioia la Pasqua del Signore. Sediamo. Carissimi, nella solennità dell'Epifania la Chiesa ci fa riascoltare l'annuncio del profeta Isaia a Gerusalemme: alzati, rivestiti di luce
perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Rileviamo subito come la situazione di Gerusalemme negli anni del profeta assomigli molto ai nostri giorni, che definiamo sempre più come un periodo di crisi. Allora, la popolazione della città santa, composta soprattutto dalle classi sacerdotali in servizio al Tempio, era stata narcotizzata da un eccessivo ottimismo, frutto di un'interpretazione semplificata e falsa di quel messaggio di speranza che lo stesso profeta insistentemente aveva trasmesso durante l'esilio. Diceva infatti: parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata. Tutti allora, terminato il duro periodo dell'esilio, si aspettavano di vivere una stagione di benessere e di gloria. I decenni della ricostruzione di Gerusalemme, però, videro una profonda crisi sociale ed economica. Le promesse profetiche sembravano foglie secche, portate via e disperse dal vento, e per questo tardavano a compiersi. L'intervento dei profeti era destinato a interpretare tale ritardo, a individuare le cause profonde, quelle morali e religiose, e a rilanciare il motivo vero da cui potesse prendere vigore la speranza. In realtà, essi dicevano, sono i peccati degli uomini che possono ritardare la manifestazione della salvezza di Dio. Occorre dunque, concludevano, passare da una pratica religiosa ritualistica, esteriore, spersonalizzata, ad una vita di relazione veramente buona e personale con tutti, in particolare con i più poveri. Solo in questo modo il fulgore della luce divina non incontrerà più ostacoli nel suo risplendere nei cuori e nei gesti della vita quotidiana. Così l'autentica speranza rinasce innanzitutto dall'alto, dalla condiscendenza gratuita di Dio che manifesta il suo amore eterno, che mai si esaurisce ed è sempre fedele alla promessa rivolta ad Abramo, a Mosè, a Davide, a quanti vengono chiamati servi del Signore. E quindi la conversione degli uomini, la condizione per il manifestarsi della salvezza amorosa del Signore. Si tratta di una conversione che consiste nel fuggire non più da Babilonia, la città che aveva schiacciato e distrutto Gerusalemme, ma dalla ingiustizia e dalla illegalità che avevano trasformato persino la città santa, al dire di Geremia, in un covo di ladri. Per questo il profeta esorta la propria comunità a intraprendere un grande passaggio, un vero e proprio esodo, a dar vita a un rinnovamento profondo che faccia del popolo di Dio una comunità di poveri e una comunità che vive in un autentico culto spirituale, una comunità capace di vivere una relazione nuova con gli stranieri e che rende ragione di una speranza nuova, quella che viene dal dono dello Spirito. Sì, così si affronta la crisi, così si dà alla crisi una risposta vera ed efficace. Una comunità di poveri, anzitutto. Nei periodi difficili di passaggio, a imperversare sono spesso l'egoismo e l'ingiustizia. Se durante l'esilio Israele era servo del Signore, ora, dopo l'esilio, sembra che i servitori di Dio, coloro cioè che lo amano e sono giusti con il prossimo, siano emarginati da quegli stessi israeliti che nel frattempo sono diventati potenti in Gerusalemme. E in un simile contesto, la restaurazione promessa, ossia la rigenerazione morale e religiosa del popolo, si avvia sì
ma con grande difficoltà, trovando ostacolo nell'esperienza umana del peccato. Eppure, carissimi, anche la situazione di indigenza materiale può sprigionare degli aspetti positivi. Questo accade quando c'è la consapevolezza che Dio sta vicino all'uomo dal cuore contrito e umile. E così il profeta rilegge il contenuto, il senso della propria vocazione nei termini di un'unzione dello Spirito per proclamare la buona novella ai poveri, ai cuori feriti, alle persone afflitte. E al momento della nascita di Gesù, la crisi spinge Israele a riscoprire le attese più profonde, quelle religiose. Se da una parte la crisi smaschera la durezza di cuore di Erode e dei sacerdoti suoi alleati, dall'altra parte mette in luce la novità, la vitalità di una comunità rinnovata davvero, perché parte dai magi venuti dall'Oriente per adorare il re dei Giudei e sua madre. E ciò è eloquente anche per noi nel momento della crisi e del travaglio che stiamo attraversando. È un periodo che deve essere valutato non solo in base al calo dei consumi e in forza esclusivamente della legge del mercato economico. In realtà l'essere più poveri materialmente può diventare un'occasione faticosa ma feconda per riscoprire che cosa significa diventare poveri nello spirito e per renderci operosamente attenti all'immensa schiera di poveri che noi stessi abbiamo creato a causa della nostra egoistica ricchezza. In sintesi, ci è chiesto di guardare alla condiscendenza di Dio nei riguardi di tutti. Egli si è fatto uomo come noi per arricchirci della sua povertà. Come scrive il nostro Sant'Ambrogio, la vocazione simultanea tanto del povero quanto del ricco ci provoca in qualche modo a sentimenti di umiltà e di uguaglianza. L'identica grazia raggiunga l'uno e l'altro, perché anche il Signore divenne povero da ricco che era, per essere lo stesso Salvatore sia dei poveri sia dei ricchi. L'autentico culto spirituale. La vera povertà di spirito deve portare la nostra vita, carissimi, a diventare un sacrificio spirituale offerto a Dio giorno dopo giorno. Ma chi parla oggi di povertà di spirito? E lo stesso discorso sulla sobrietà non si limita forse a un problema di carenze, di disponibilità, di risorse economiche? Abbiamo bisogno di scendere in profondità e di percepire come senza la povertà di spirito non sia possibile un vero culto gradito a Dio, perché tale culto scaturisce da un cuore pronto a vivere con giustizia, disposto a porre a base del proprio agire quotidiano la verità e il rispetto del diritto di tutti e di ciascuno, e dunque a vivere una relazione con gli altri intessuta di solidarietà e di dono di sé, di comunione e di condivisione. Di questo culto spirituale sono noi tutti testimoni, magi, amanti della verità, pur non conoscendo le sacre scritture di Israele, essi raggiungono la città santa. E qui trovano i capi dei sacerdoti e gli scribi di Gerusalemme, gente che conosce perfettamente le scritture, ma che non vede e non sa apprezzare la novità, cioè lo sconvolgimento interiore che ha dato a questi cercatori di Dio la forza di abbandonare le loro lontane terre d'Oriente per mettersi alla ricerca di quel re dei Giudei che la stella aveva loro annunciato. Questo siamo portati a dire con semplicità e coraggio evangelico, che anche noi, come cercatori e adoratori di Cristo, non dobbiamo lasciarci impaurire se la cultura dominante non condivide i nostri valori morali e religiosi.
soprattutto per difendere questi stessi valori, non cerchiamo protezione presso i cosiddetti potenti di questo mondo. Se necessario, come i magi, dobbiamo sapere prendere un'altra strada per ritornare al nostro cuore, per ritrovare noi stessi, per onorare la nostra vera identità di persone e di figli di Dio. In questi mesi sentiamo da più parti il grido di cristiani perseguitati in ragione della confessione della propria fede. Tuttavia, la persecuzione più subdola e imbarazzante è quella che può colpire il nostro mondo occidentale. Una persecuzione che non sparge sangue, ma indurisce il cuore. Non toglie la libertà con la forza, ma la fa tacere con i piaceri. Non fa soffrire la fame, ma riempie il ventre di cibo procurato con l'ingiustizia e con la mancanza di condivisione. L'altro aspetto del profeta è la relazione nuova che Israele dovrà avere con gli stranieri. Sì, perché nel disegno di Dio, ce l'ha ricordato oggi il brano dell'Apostolo Paolo, deve esistere un'unica grande famiglia, una profonda comunione di tutti i popoli tra di loro. La celebrazione di questo pomeriggio in questa cattedrale sarà una testimonianza molto viva, molto concreta, molto affascinante di questo disegno di Dio. Il tutto sarà illustrato dalla parola del nostro amato arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, che in questo momento sento il bisogno di ringraziare per il suo invito così delicato e amabile a venire in questa cattedrale a presiedere l'Eucaristia della Solennità dell'Epifania. C'è infine un ultimo aspetto. Il profeta invita i suoi contemporanei a superare ogni motivo di delusione e di sfiducia e ad aprire invece la propria attesa a delle prospettive nuove, quelle che vengono dall'alto, quelle che sono proprio del cuore stesso di Dio. Il profeta, convinto della venuta oramai imminente della salvezza e della giustizia di Dio, ci pone allora di fronte a un orientamento e a un traguardo escatologico. E questo è dominato da una persona viva e concreta, è dominato da Cristo Signore, Lui che riceve in pienezza l'unzione dello Spirito per portare a tutti i poveri il Vangelo della misericordia. E questo Vangelo della misericordia, un Vangelo che si sprigiona sempre nuovo, in ogni giorno e in ogni condizione della storia, che fa sbocciare in tutti noi una speranza affidabile e intramontabile. Di questa speranza dobbiamo essere testimoni convinti e gioiosi. Sì, perché non c'è speranza senza gioia e non c'è gioia senza speranza. Si tratta di quel sentimento grandissimo sperimentato dai magi al riapparire della stella che aveva fatto da guida al loro cammino. È la medesima gioia grandissima che deve abbracciare e penetrare e cambiare la nostra vita quando ci decidiamo a donarla a Cristo Signore, a donarla nella testimonianza della verità, della giustizia, della sobrietà e della solidarietà. Sì, carissimi, la nostra Milano può e deve vivere questa testimonianza umana ed evangelica nonostante le difficoltà di questo passaggio critico, anzi sentendosi da esso sfidata e incoraggiata. Alzati, città di Milano, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Amen.
ci alziamo. Fratelli e sorelle, rivolgiamo ora le nostre invocazioni a Dio, Padre onnipotente e Signore di misericordia, perché ci doni di comprendere il mistero che ci ha salvati e di corrispondervi con un amore più sincero e totale. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Padre buono. Ascoltaci, Padre buono. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché fedeli al proprio ministero, annuncino con parola forte e testimonino in coerenza di vita la buona notizia del Vangelo, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per quanti hanno responsabilità istituzionali e di governo, perché adoperandosi per la creazione di una società onesta sappiano offrire risposte adeguate alle nuove e diverse forme di povertà, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per i nostri fratelli che sperimentano la persecuzione a causa della fede, perché il loro coraggio non venga meno, sorretto anche dalla nostra vicinanza, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per quanti non credono in te, perché perseverando nell'assidua ricerca della verità possano trovare nel Cristo la luce della fede, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per le famiglie, perché superando le preoccupazioni e le difficoltà della vita riscoprano nella parola di Dio il fondamento e l'anima della propria comunione e missione, preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per noi, perché riconoscendo in Gesù e nel suo dono d'amore la tua misericordia, sappiamo essere tra gli uomini di oggi testimoni del tuo regno, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Oggi hai svelato, Padre, alle genti convocate dalla luce di una stella, il tuo Figlio unigenito. Ora che già ti abbiamo conosciuto nella fede, guidaci tu benignamente alla contemplazione aperta della tua sovrana bellezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Rinnovati dal dono di grazia del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un gesto di pace. Ci sediamo. Thank you.
ci alziamo. Fratelli chiamati a partecipare allo stesso pane e dello stesso calice, in comunione con tutta la Chiesa Cattolica, professiamo la nostra fede. Credo in un
Jesus et sepultus est, et resurrex in tertia die, secundum scripturas, et ascendit ad celos, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni poneris. Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Padre Filio proce, qui cum Padre et Filio simul adorabur, et cum glorificabur, in locutus est per di oggi ci invita a contemplare, oh Dio, il mistero della tua condiscendenza. Accogli con bontà il sacrificio di lode che ti offriamo, celebrando gli inizi della nostra vocazione alla salvezza e la manifestazione al mondo di Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, cominciando dalla sua nascita prodigiosa, il tuo Verbo rivela al mondo la tua potenza divina con segni molteplici. La stella guidata guida dei magi, l'acqua mutata nel vino e al battesimo del Giordano la proclamazione del Figlio di Dio. Da queste chiare manifestazioni salvifiche, fulgidamente è apparsa ai nostri occhi la tua volontà di donarti nel tuo Figlio amatissimo. Egli è la via che conduce alla gioia perenne, la verità che ci immerge nella luce divina,
la fonte inesauribile della vita vera, per la crescente rivelazione della tua gloria, ci uniamo felici agli angeli e ai santi nell'inno di lode. Santo, santo, santo Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede, tu ci hai redento con la tua croce e la tua resurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Angelo, il Vescovo Dionigi che presiede questa celebrazione, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li ripetiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. La tua luce dall'alto Dio ci guidi in ogni passo della vita e ci doni di penetrare con sguardo puro e cuore libero il mistero cui ci ha reso partecipi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sediamo. Fratelli e sorelle carissimi, Sant'Ambrogio, a proposito del brano evangelico dei Magi, scrive: i Magi non lo avrebbero certamente adorato se lo avessero creduto soltanto un bambino. Perciò essi comprendono che ormai è cessata la loro arte. Tu, invece, non comprendi che è giunto il momento dei tuoi benefici? I Magi confessano un estraneo. Tu non riconosci colui che è il promesso? Al termine di questa celebrazione eucaristica, la parola del nostro santo patrono ci invita ad aprirci al grande mistero del Figlio di Dio che si è fatto compagnia tenera e visibile al destino di ciascuno di noi e di tutta la famiglia umana. Ringrazio di cuore Sua Eminenza il Cardinal Dionigi Tettamanzi che ha presieduto questa solenne Eucaristia. Il suo è un gesto prezioso di affetto collegiale verso il suo successore, affetto che ora intendiamo insieme dilatare anche a Sua Eminenza il Cardinale Carlo Maria Martini. Rinnovando l'augurio a tutti i milanesi e a tutti gli abitanti della diocesi di stare saldi nella speranza in questo tempo di prova, mi permetto di fare cenno a due eventi. Il primo è la Santa Messa nella Festa dei Popoli, che Sua Eminenza ha già richiamato, significativa espressione della solennità dell'Epifania. La celebreremo oggi pomeriggio in Duomo con migliaia di migranti. È un'occasione particolarmente importante per la crescita della nostra Chiesa e della nostra società civile. Infatti, la dimensione cattolica della fede, visibilmente espressa dalla presenza di una trentina di cappellanie che si prendono cura delle diverse etnie presenti nel nostro territorio, mostra assai bene, da una parte, il rispetto delle tradizioni, dall'altra l'apertura al nuovo. E questo è un buon criterio per una magnanima ed equilibrata integrazione. La celebrazione ha per tema la famiglia migrante, protagonista della nuova evangelizzazione, scelta che rinvia al secondo evento che intendo richiamare. Mi riferisco all'ormai prossimo 7° incontro mondiale delle famiglie. Il gesto in se stesso ed il tema proposto, famiglia, lavoro, festa, rappresentano una occasione preziosa di maturazione che vedrà coinvolti, ne sono certo, abitanti della diocesi e della Lombardia nelle diverse forme di accoglienza e di partecipazione. Carissimi, il poeta Eliot, nella sua celebre poesia sul viaggio dei Magi, afferma ad un certo punto: tornammo ai nostri luoghi, ai nostri regni, ma ormai non più tranquilli. Incontrare personalmente in questo tempo natalizio il Dio bambino susciti anche in noi la sana inquietudine dei Magi, che ci spinga a chiedere
umilmente con l'intercessione della Madonnina il dono della nostra nuova nascita. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace nel nome di Cristo.